E comunque noi abbiamo pensato di omaggiarvi con due bellissimi premi. Arriveremo all'obiettivo finale. Il tema era campionati italiani e gara vacanze. È così perché a nostra sinistra c'è appunto questo splendido mare, la sabbia di Lino di Fermo, e qui magari dietro al palazzo, quando voi visitate il nostro lungomare, vedete anche i monti Sibillini e le colline Fermane, ho letto ieri. Un territorio meraviglioso che ve lo riporterete nel cuore delle vostre città. Grazie a tutti innanzitutto di aver partecipato, grazie alle società che vengono dalle isole fino al Trentino. Però volevamo premiare due istituzioni, no, che ci sono nel nostro territorio. La consigliera federale Mariangela Verna, con la quale abbiamo pensato di dare un omaggio, è un nostro sponsor, Cesare Baciotti, che ha voluto contribuire ad essere vicino a queste manifestazioni. Questa meravigliosa città che ci onorate per la terza volta, ci permettete di offrire questo meraviglioso spettacolo. Tre volte grazie per quello che fate, per quello che farete e per quello che facciamo. Grazie di cuore e buon proseguimento adesso a tutti, buona boxe, questa è la nostra città, questo è il nostro sport, questa è la nostra provincia, questa è la nostra passione. Grazie veramente per essere qui, grazie per tutto quello che avete fatto, veramente manifestazione bellissima che sfortunatamente l'anno scorso non si è potuta fare per via del Covid, ma quest'anno siamo qui, siamo tantissimi e siamo veramente felici di esserci. Assolutamente, vi ringraziamo, non finiamo mai di ringraziare la Nicchia Fermo, di ringraziare Romanella, di ringraziare anche questa bravissima ragazza che fa un lavoro indifferente da anni ormai, è rodata. Ed è un nostro pilastro per quello che riguarda gli annunci durante le gare, non sbaglia praticamente mai, quindi complimenti a lei, complimenti a tutti i tecnici per la pazienza, agli atleti e anche allo staff FP che ci aiuta, perché come sempre ogni anno cresce, ogni anno si arricchisce di qualche nuovo elemento, e io in questa occasione li voglio ringraziare veramente tantissimo, perché senza di loro tante piccole cose, grandi cose non riusciremo a fare. Grazie Mariangela, allora un ringraziamento finale e soprattutto un in bocca al lupo a tutti i ragazzi, a tutte le ragazze per le semifinali. Assolutamente sì, anch'io ringrazio tutte le società partecipanti, tutti gli atleti e mi unisco al ringraziamento di Carlotta per lo staff della Federazione Pugilistica. Quindi ringrazio anche coloro che non vengono magari mai nominati, però ci sono, Claudio Sambiati, Giulia Mascoli, Gianni Di Leo, Giovanni Bruno, tutti quelli che dietro le quinte lavorano tanto per noi e per voi. Grazie Luciano, perché è la federazione che deve ringraziare le associazioni, gli atleti e i tecnici. Grazie di cuore per l'ospitalità. In bocca al lupo! E siamo qui con Gianni Di Leo, coordinatore nazionale del settore amatoriale. Che dire, questi sono stati e saranno fino a domenica giornate veramente intense. Ieri si sono svolti gli ottavi di finale, questa mattina i quarti, nel pomeriggio invece abbiamo le semifinali e domenica le finali. Giornate veramente intensissime. Verissimo. Per fortuna la location è fantastica, il vedere il mare porta tranquillamente a vedere questo momento di gara in maniera anche diversa, per fortuna. Il piacere di potersi fare un bagno successivamente alla gara sicuramente è un qualcosa di affascinante e che convince i nostri ragazzi a partecipare sempre più a questo tipo di attività. È stato impegnativo l'organizzazione, ma siamo qui a Fermo ormai per il terzo anno consecutivo. C'è una location e una disponibilità delle associazioni e degli enti istituzionali molto disponibili, che quindi ci consentono di portare avanti questo tipo di attività. E allora come sono andate queste giornate? Soprattutto come è stato rivedere tutte queste persone dopo un anno che è stato veramente difficile con il Covid? È l'aspetto fondamentale, la voglia di tornare a vivere, a stare insieme soprattutto, è un aspetto che abbiamo proprio riscontrato negli atleti e nei tecnici. Grazie al cielo questa splendida struttura sul mare, due ring montati sulla spiaggia, sicuramente consentono di ripartire in questa direzione ed è quello che vogliono i nostri tesserati. E non l'abbiamo specificato, ma questi chiaramente sono i campionati italiani di gym box. Ma vuoi spiegare a chi ci segue da casa qual è la differenza tra la gym box e la box?
Tutto sotto l'aspetto traumatologico, quindi il pugilato agonistico sappiamo a cosa si riferisce, anche se dobbiamo un po' sfatare quelli che sono i riferimenti del passato a naso rotto e occhio bollato. Il pugilato non è più così e noi abbiamo pensato, soprattutto perché c'è un fascino da parte dei nostri tesserati, ma soprattutto credo dalla grande popolazione, il fascino delle quattro corde consente di andare sul quadrato a cimentarsi, perché salire su quelle quattro corde è già una vittoria con se stessi in un confronto sportivo sulla nobile arte senza nessun rischio, e questo è il grande pregio della gym box. E soprattutto divertendosi sempre. Certamente, finire la gara e andare a fare il bagnetto credo che sia il massimo che si possa offrire ai nostri atleti.